appuntamento con il terzo round del trofeo trialario in provincia di Como. Questa volta torna ad essere protagonista Cremia. Come al solito negli studi questa sera ci sono gli organizzatori dell'evento. Parlo di Augusto Bartesaghi, di Pietro De Angelis e ovviamente di Luigi Schiavi. Allora, Cremia che continua ad essere protagonista col passare degli anni. E quest'anno in modo particolare è stata una festa, poiché giustamente il motoclub Mille Piedi ha compiuto 20 anni. Luigi. Sì, è stato anche motivo d'orgoglio arrivare a questa bellissima gara che è riuscita veramente molto bene, anche il tempo è stato clemente, a festeggiare i 20 anni del Mille Piedi, che appunto nasce nel maggio del 1997 ad opera dei soci fondatori, di cui appunto io e Augusto eravamo ai tempi presidente e vicepresidente. Senti, ora è già maggiorenne questo Mille Piedi. Eh beh sì, è maggiorenne già da 2 anni e devo dire con grande soddisfazione ha avuto tantissimi risultati. Ricordiamo, Mille Piedi nasce inizialmente per la gestione della squadra trial agonistica del motoclub Olginate, con il quale abbiamo mantenuto sempre un rapporto di, oltre che di amicizia, molto saldo, tant'è che numerosi soci e membri del motoclub Olginate ci aiutano in qualità di giudici di zona e potremmo nominarne parecchi. Dopodiché appunto nasciamo per gestire questa squadra che per lungo tempo è cresciuta notevolmente e la filosofia del Mille Piedi era di cercare di aumentare il numero dei piloti praticanti questo sport, cercando di andare proprio a reclutarne di sempre nuovi. Quindi la nostra filosofia non era quella di andare a rubare tra virgolette piloti che già erano piloti e di altri motoclub, non ci interessava, noi volevamo far crescere l'ambiente. Infatti la nostra squadra da un iniziale numero di poco meno di una decina è arrivato a contarne fino a 50 e 50 che poi grazie al turnover, io una volta ho fatto il conto, i piloti che sono passati nel Mille Piedi sono stati oltre 120 in quegli anni, per cui un risultato assolutamente incredibile, anche perché soprattutto veramente a quei tempi Augusto appena vedeva un trialista in un bosco, in un qualsiasi posto, lo fermava a rischio anche della propria incolumità e lo di peso lo assoldava, e abbiamo conosciuto persone veramente simpaticissime, alcune poi sono diventati piloti e sono rimaste, altri magari hanno fatto solo una o due stagioni, ma divertendosi tantissimo. Il gruppo era un gruppo veramente di amici e poi in goliardia si facevano tante cose. Ricordo ad esempio in una delle prime gare del trialario alcuni di questi ragazzi che cucinavano le costine sotto alcune zone, e quindi anche i piloti erano molto, i piloti anche esterni che venivano a queste gare erano molto felici e tutti poi venivano trattati con amicizia e così, con grande stima insomma, da subito. Ecco, hai tirato in ballo proprio Augusto. Allora Augusto, tu allora non eri solo organizzatore, eri anche pilota, quindi avevi una doppia veste, quella di organizzare le gare per il motoclub Mille Piedi, ma soprattutto eri anche un pilota con e buoni risultati tutto sommato. Sì, buoni, facevamo le gare, eravamo in colonna insieme a tutti gli altri piloti e certe volte mangiavamo anche le costine nel salamelli. C'ero anche in coda con Augusto e la lotta più cruenta era sulle salamelle, sì, ma era proprio tra me e lui, che io poi dico sempre ero più volte davanti io, lui invece dice che era più volte davanti lui, bisognerebbe andare a riprendere le classifiche. Saranno gli annali a parlare, esatto. Per voi. Allora, in questo discorso abbiamo lasciato un po' in disparte Pietro De Angelis, forse perché giustamente qualche anno in meno di voi, anzi in meno di noi dovremmo dire, però lui già aveva iniziato inizialmente con le bici da trial e poi piano piano si era avvicinato con le prime moto da 125 a far parte proprio di questo gruppo del Mille Piedi. Pietro. Sì, anche per me il primo motoclub dove sono stato è stato il motoclub Olginate con le squadre all'epoca del Carlo Carli e là ci siamo conosciuti Oscar. Poi vabbè, una parentesi abbastanza lunga anche con altri motoclub.
nella parte organizzativa invece ho cominciato credo nel 2002 con la prima gara di Val Madrera che abbiamo fatto, che sarà anche la prossima. Sì, sicuramente, sicuramente. Ecco, abbiamo fatto un po' di cronistoria, ma soprattutto un po' di revival, che non guasta mai perché ci fa tornare alla mente forse i periodi più belli rispetto a quello di ieri, anche senza nulla togliere ovviamente all'organizzazione di oggi, ma forse si avevano qualche anno in meno e forse anche più voglia di fare. Torniamo adesso però a quello che è stata veramente la trasferta di Cremia, perché ancora una volta avete avuto il pieno, anzi il pienissimo, perdonatemi questo superlativo assoluto, appoggio da parte dell'amministrazione comunale che nei vostri confronti ha da sempre un occhio di riguardo. Sì, è sempre molto bello andare a Cremia, questo paesino che parte da Riva del Lago ma poi prosegue fino in altura, e noi appunto partiamo dalla piazza centrale del paese che è piuttosto in alto. L'amministrazione comunale è sempre molto disponibile, è sempre molto contenta che noi andiamo, e non solo l'amministrazione comunale, tutti coloro che ruotano attorno al comune e che si occupano dell'organizzazione. Parlo ad esempio di chi si occupa del ristoro, di chi si occupa dell'allestimento della zona indoor in piazza. Addirittura tempo fa mi era stato detto che il parroco stesso si era informato su quando la gara partiva, ma non perché noi temevamo che volesse, esatto, non proprio per rinviarla, però ho detto farò il possibile, no, no, l'ha proprio spostata, ecco, io ricordo anche... Quindi tutti collaborano in questo senso, per cui veramente una grande è sempre bello andarci. E poi appunto il sindaco Guido Dell'Era e soprattutto e anche il presidente della comunità montana della zona, Mauro Robba, sono stati presenti questa volta, così come sono stati presenti tutte le volte che siamo andati o a Cremia o nelle zone vicine a organizzare gare. Ecco, rispetto alle scorse edizioni nella gara di Cremia è cambiato, è stato stravolto tutto quello che era il percorso che solitamente eravate abituati a fare. È stata una cosa positiva, immagino. Beh sì, adesso poi magari facciamo parlare i tecnici su questo. Io posso dire che le zone erano tutte molto nuove, quello che ho potuto vedere erano molto scenografiche, quindi veramente interessanti. Nella zona dove si andava gli anni scorsi a fare gran parte della gara, quest'anno invece sono andati i mini trial, per cui anche loro hanno trovato zone per loro ovviamente nuove, mentre invece i grandi hanno trovato zone alternative. E anche qui diciamo mini trial, grande successo, oltre 12 partecipanti, grande soddisfazione nostra e soprattutto degli organizzatori, in particolare Andrea Fistolera, che a fine gara era molto soddisfatto, poi ha fatto lui le premiazioni e si vedeva proprio che era gioioso ed era molto coinvolto, anche perché come dice lui ottiene dei risultati, cioè vede che i ragazzini che vanno a scuola poi sono stimolati, vogliono fare le gare e migliorano sempre di più. Benissimo, allora entriamo nel dettaglio invece con le prove. Prima di tutto sentiamo il parere di uno che ha vinto, e qui ovviamente chiamiamo in causa Pietro De Angelis, e poi sentiremo la voce di Augusto Bartesaghi, che entrerà proprio nel tecnico della scelta del percorso. Prima di parlare di questo volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Luigi della scuola di Fistolera. Non dimentichiamo che due dei famosi allievi di Fistolera sono Sonny Goggia e Michele Ruga. Il primo dei due è uno dei migliori 15 al mondo per quanto riguarda l'enduro estremo. È vero, sicuramente è vero. Ci sarà anche un pochino di merito. E anche Ruga anche se la sta cavando bene anche in altri campionati. Invece parlando della gara in senso tecnico, dobbiamo ringraziare sempre il lavoro di preparazione delle zone con la pulitura dalla vegetazione infestante che hanno fatto i ragazzi del posto, che ci hanno offerto veramente degli ostacoli belli su cui operare, e sempre con la nostra filosofia, cioè di mettere ostacoli grandi solo quando le rincorse consentono di essere superati in sicurezza, infatti nessun infortunio anche a Cremia. E però bellissime zone dal punto di vista coreografico. Le foto sono venute abbastanza bene, era un po' buio, se no sarebbero venute ancora meglio. Praticamente siete stati un po' al fresco, via. Eh sì, perché c'era il sole e poi è venuto anche il nuvolo,
però una giornata splendida perché abbiamo avuto il fresco ma anche la luce e secondo me forse la più bella tra quelle che abbiamo organizzato a Cremia. I piloti sono stati tutti contentissimi, da un certo punto di vista non è che mi dà fastidio che siano stati tutti contentissimi, anzi sono contento, però abbiamo un pochino azzardato perché abbiamo messo delle zone convinti che poi sarebbe stato più bagnato il terreno e invece erano giuste giuste così, se davvero si fosse bagnato avremmo avuto delle problematiche, invece no, la gara stupenda, erano difficili Beh, la aggiungere. fortuna aiuta gli audaci, dicono, e quindi. Sono proverbi saggi questi. Augusto, il luogo, il tracciato, il percorso, le zone. Cremia tutti gli anni offre sempre qualcosa di nuovo. Basta soltanto guardarsi in giro e incentivare i ragazzi del posto a lavorare, a pulire, perché loro di loro iniziativa forse non vedono, forse quello che l'occhio esperto riesce a cogliere. Ecco, quindi. Sicuramente. Ecco, ascolta, vorrei ritornare ancora con Luigi Schiavi perché abbiamo parlato di questi 20 anni, ma questi 20 anni sono anche stati festeggiati. Prima di ricordare ovviamente i quattro vincitori delle quattro categorie che fanno parte del Trofeo Trialario. Beh sì, diciamo i festeggiamenti ovviamente dei 20 anni li abbiamo cominciati in questa occasione, perché poi li proseguiremo in altre occasioni e poi culmineranno durante l'appuntamento della cena finale, dove faremo appunto qualcosa anche lì. Diciamo abbiamo festeggiato offrendo a tutti i presenti 5 splendide torte enormi che sono state preparate sempre dal. Ti interrompo. Sì. Torte di cremia? Torte di Bravo, crema? bravo. Tra l'altro erano torte di crema e panna, quindi ci sta il gioco di parole. Sì. Abbiamo offerto questo rinfresco, spumante, eccetera, molto seguito, è stato anche molto apprezzato. Io non ho dovuto prodigarmi più di tanto per far sì che si avvicinassero tutti ai tavoli per bere e mangiare, e quindi siamo stati felici, felici di cominciare questi festeggiamenti, come dicevamo prima, di un Team Millepiedi che ha fatto della sua filosofia primaria il fatto di mettere il pilota e i piloti al centro di tutto, perché la nostra e anche la mia idea soprattutto era quella che i piloti sono i veri protagonisti, perché quello che ho sempre sostenuto, anche se rimarrà un solo pilota, si potranno fare gare di tria, perché quello potrà correre contro se stesso. Ma potranno esserci 100 motoclub che vogliono organizzare gare, se di piloti non ce n'è neanche uno, le gare non se ne fanno. Quindi questa è la dimostrazione che comunque il pilota sta al centro di tutta la questione. E quindi che spesso e volentieri ci sono dei dirigenti che perdono di vista completamente questa cosa. Uno dei motivi per cui il Millepiedi iniziò a portare piloti alle gare di campionati FMI e poi tutto a un tratto dovette uscirne fu proprio questo, perché mancava questa visione. C'erano alcuni dirigenti che facevano il lavoro di dirigenti fine a se stesso, per loro soddisfazione personale, per far vedere a tutti che loro comandavano contro tutto e contro tutti. E purtroppo, dispiace dirlo, la mentalità dopo 20 anni, noi notiamo proprio in questi giorni, non è cambiata, perché abbiamo notizie, purtroppo, come ne abbiamo avute anche negli anni scorsi, che nonostante la buona volontà espressa da alcuni, non si sa se di facciata o realmente, di cercare di risanare un po' questa cosa, in realtà veniamo a sapere che ad alcuni piloti è stato fatto divieto espresso di partecipare alle nostre gare, ad altri sono state fatte proposte a patto che smettessero di frequentare i nostri ambienti. Ai nostri giudici spesso viene detto che sarebbe meglio che non partecipassero alle nostre gare, e poi mettiamoci dentro anche Laura, che addirittura tempo fa ebbe una proposta in cui le dissero: smetti di andare di là e vieni solo da noi. E quindi queste cose sono veramente, io non riesco a capirle, cioè sono di un'ottusità unica per quanto mi riguarda. Se andate a vedere sul nostro sito, che è nato tantissimi anni fa, il sito del Trialario, c'è una frase di questo genere che dice: io spero che prima o poi le cose cambino, che tutti si vadano a spingere nella stessa direzione, perché fino per adesso i dirigenti FMI si stanno comportando in maniera totalmente opposta. Purtroppo sono passati 20 anni, non è cambiato niente. Adesso invece entriamo nel discorso che riguarda chiaramente i risultati. Nella categoria più importante il successo è andato a Sonny Goggia, che si riconferma ovviamente un ottimo pilota trialista, ma anche, come ricordava giustamente Pietro De Angelis, anche a livello internazionale per quanto riguarda l'enduro estremo. Lo stesso De Angelis, che si è aggiudicato la seconda categoria, permettimi di definirla tale, con un successo importante soprattutto per la classifica, mentre il pilota di
di Colico, Rocco Parolo, si aggiudica chiaramente la sua categoria. E infine Tavaglione con la quattro tempi non fa altro che centrare un obiettivo importante e il pieno di punti nella trasferta di Cremia. E adesso però voltiamo pagina, perché il prossimo appuntamento sarà nel mese di giugno, e dopo aver toccato il Trentino, la Valtellina e la provincia di Como, finalmente si torna a parlare un po' il lecchese con l'appuntamento di Valmadrera, che è una delle gare storiche legate al trialario e legate ovviamente anche al mille piedi. Ma quest'anno ci sarà una novità. Chi me ne parla? Beh, io accenno, diciamo che ci saranno da due giorni, che non è proprio una novità, una delle prime gare organizzate da noi, che ancora non eravamo... non avevamo ancora costituito il trialario, fu una due giorni di Valmadrera, che ebbe molto successo. Ricordo ancora, avevo la frizione fuori uso in quella gara, correvo ancora, e quindi quest'anno si sta cercando di riproporla. Vediamo se ora del 10-11 a livello di permessi, assicurazione e tutto quello che serve si riuscirà a fare anche la due giorni, oppure se dovremo limitarci alla gara della domenica. In ogni caso ribadiamo che la gara valida per il trialario sarà solo quella della domenica. Chi vorrà partecipare anche il sabato avrà una classifica a parte, proprio per la gara di due giorni, di sabato e domenica. Ovviamente il sabato la gara sarà solo nel pomeriggio, quindi partire adesso comunicheremo l'orario in cui si partirà, ma immagino attorno alla una o alle due. Adesso poi Pietro definirà i dettagli di questa cosa. Appuntamento 10-11 giugno, speriamo con il caldo dell'estate che giustamente ci accompagnerà in questo quarto e quinto round del trofeo Trialario 2017. Grazie a tutti, ciao. Lo sport a Cremia è sempre il benvenuto, quindi rinnovo l'invito anche per i prossimi anni, è sempre un piacere avervi qui. Io spero che anche per la prossima volta si possa organizzare qualcosa, sentivo parlare di una cavalcata, speriamo di convincere anche le altre amministrazioni. Festeggiamo il 20° anno di Trial Team Mille Piedi, nato nel maggio del 97, quindi maggio 2017, 20 anni, dal team Mille Piedi poi è scaturito il grande progetto del trofeo Trialario. Vai! Olè! 20 anni, che la gara sia stata bella per tutti. Voglio ringraziare anche tutti i ragazzi del paese che ci hanno aiutato a organizzare questa gara, grazie a tutti. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato anche con i bambini al trofeo, oggi ce n'erano ben 13, li ho visti tutti contenti, i genitori pure, dai, continuiamo così. Anni fa tu ci pensavi che arrivavamo a questo punto?
Beh, 20 anni fa avevamo tanti progetti e abbiamo detto cominciamo questa avventura. Diciamo che magari a questo punto no, non ci pensava nessuno, sicuramente di creare un gruppo di amici che diventasse sempre più ampio. Di essere qua non lo potevamo sapere, però le premesse c'erano tutte.